Siamo con Sandro Acerbo, noto doppiatore e direttore del doppiaggio, ritornato a Voci nell'Ombra, 19ª edizione. Come l'hai trovata quest'anno l'evento? Ma guarda, io sono per fortuna 3 anni di seguito che vengo qua, quindi sono un po' un habitué. Devo dire che ogni anno, grazie a Tiziana, migliora sempre di più, anche a livello organizzativo, di accoglienza di noi doppiatori, quindi devo dire che mi trovo bene. In più è un bel riconoscimento per noi doppiatori di un lavoro di un anno, di prodotti importanti che ci hanno dato soddisfazione fuori di qua e ce ne danno anche molta qui all'interno. Fra l'altro io partecipo qui anche come sponsor della manifestazione, perché la mia società, che è questa qua, la CDC Servit Group, è diventata sponsor perché riteniamo che questo tipo di manifestazioni aiutino il nostro lavoro e quindi bisogna incentivarle perché mettono in mostra le qualità di tanti attori, di doppiatori importanti che io conosco da tutta la vita e che hanno dato grandi, grandi cose a questo lavoro. E com'è stato in questi 30 anni l'evoluzione del doppiaggio? Dunque, io ti posso parlare non solo dei 30 anni dell'evoluzione del doppiaggio, ma anche di 20 anni prima, perché lavoro da un po' di tempo. Se metto a paragone questo lavoro come lo facevo 50 anni fa, è evidente che non c'è paragone, ma non c'è paragone da nessun punto di vista, non c'è paragone dal punto di vista tecnico, non c'è paragone dal punto di vista delle tempistiche, dell'organizzazione, eccetera. Poi a un certo punto il doppiaggio è cambiato quando hanno cominciato ad arrivare in Italia le prime telenovela, hanno avuto sviluppo le televisioni private e da lì il doppiaggio ha cominciato a cambiare, è diventato da un grande lavoro da grandi artigiani, è diventato un grande lavoro da industriali, cioè non è più un lavoro artigianale, è diventato un lavoro molto molto più industrializzato, con i pregi e i difetti di questo tipo di lavoro, perché le tempistiche sono cambiate, il lavoro è diventato più frenetico, più caotico e purtroppo anche dal punto di vista economico è peggiorato, perché c'è tanta concorrenza, ma la concorrenza non sarebbe un male, perché la concorrenza in genere è un buon incentivo per il lavoro, ma quando la concorrenza non è propriamente quella vera, quella giusta, ed è una concorrenza al ribasso dei prezzi, eccetera, diventa qualcosa di negativo. Il pubblico non può rispondere alla scarsa qualità, per esempio, di questa concorrenza? Dunque, il pubblico si accorge, per fortuna, della qualità dei prodotti. È anche vero che però l'offerta dei prodotti è talmente tanta che non è che, cioè, noi ci accorgiamo se è fatta male una serie di richiamo, ma tutto il resto, tutta la gran parte, cartoni animati eccetera eccetera che vengono fatti di sottobosco eccetera, nessuno si accorge di niente, il prodotto va in onda, i bambini lo fruiscono e lì finisce. Però è anche vero che nel corso di questi ultimi anni c'è stata una sorta di inversione di tendenza, e cioè le aziende serie, che per la maggior parte sono a Roma, hanno deciso di cercare di mostrarsi per le loro qualità e capacità e non per la forza di andare sotto costo. Questo è l'unico sbocco per il futuro, nel senso che dobbiamo ridare una dignità, come già ce l'aveva questo lavoro anni addietro, in modo che a lavorare siano realmente le persone di grande spessore, di grande professionismo, imprese e ditte di doppiaggio certificate, che facciano in modo di dare dei prodotti a livello e all'altezza di questo mestiere, che è bellissimo, se no io non lo farei da così tanto tempo, perché ancora la mattina quando mi alzo mi diverto ad andare a lavorare. Molti adesso con le nuove piattaforme, molti spettatori preferiscono, dicono, la lingua originale, perché dicono sia più fedele
al messaggio che voleva dare l'autore. Possiamo fare una breve discussione su questo? Più che breve sarebbe una lunghissima discussione che anche altri anni addietro abbiamo affrontato proprio qui, anche a Vocine all'Ombra. E lì c'è un approccio diverso. Se noi vediamo la televisione o anche il cinema con uno schema solo culturale, probabilmente questi signori hanno ragione, però non dimentichiamo che noi facciamo spettacolo, diamo momenti di allegria e di gioia, di spensieratezza al pubblico, per cui se un prodotto è ben fatto, che magari quella parola non sia stata detta nella stessa maniera in cui è stata detta in inglese, secondo me ha poca importanza. L'importante è che il prodotto nel suo complesso abbia quelle caratteristiche e soprattutto sia gradito dal pubblico che ne fruisce.